Buona giornata a tutti. Salve a tutti. Qua è Claudio Simeoni che insieme a Francesco vi stiamo parlando da Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Trasmissione di oggi, come tutti i giovedì alle ore 15, è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Bene. Oggi faremo una trasmissione un po' potpourri, cioè ci interessa in questa trasmissione essenzialmente rinvangare alcuni concetti che già avevamo espresso. Vogliamo rinvangarli perché è importante fissare l'attenzione e farvi vedere più o meno alcune cose che ci interessano, proprio per farvi capire il nostro modo di pensare e il nostro modo di essere. Intanto un ringraziamento a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto e che ci hanno telefonato e auguro loro un buon ascolto. In questa trasmissione vogliamo parlare di varie cose nel tentativo di costruire un quadro all'interno del quale si articola il nostro pensiero e i presupposti da cui è divenuto. Abbiamo già detto che noi non siamo paragonabili ad una setta, in quanto il nostro pensiero religioso, dal latino religio, lego o legarsi al circostante in quanto divino, non sottomettendosi, non si isola dal contesto sociale in cui si articola, non si separa dalla società, ma di questa rappresenta il suo lato luminoso, il suo divenire. Il nostro pensiero religioso è anche pensiero sociale, è pensiero etico, è pensiero morale. Noi siamo in grado di confrontarci in tutti gli ambienti dell'esistente. Sono i cristiani che si separano dal contesto sociale quando non sono in grado di diventarne i padroni. La setta sono i cristiani, che per questo motivo devono essere protetti dai diritti costituzionali per poter manifestare la loro fede, mentre noi, esprimendo le libertà costituzionali attraverso il nostro fare, siamo costretti ad agire in base all'imperio costituzionale. Se noi non diffondessimo il nostro pensiero, faremmo un torto alla Costituzione della Repubblica Italiana. Bene, cominciamo. Vorrei parlarvi di una figura che per noi è leggendaria, anche se come al solito delle figure leggendarie prendiamo sempre l'aspetto positivo e ci limitiamo all'aspetto positivo. Voglio parlarvi di Ipazia d'Alessandria, una donna fra il IV e il V secolo. Figlia del matematico Teone, nobile figura di donna intellettuale, continuò, secondo l'indirizzo di Giamblico, la scuola neoplatonica di Alessandria fra il IV e il V secolo, applicandosi alla matematica e all'astronomia con commenti integrativi ad Apollonio e Diofanto in opere oggi perdute. Il vescovo Cirillo la combatté, cattolico naturalmente, la combatté ferocemente, scatenando contro di lei la plebe cristiana, fanatica, che l'uccise facendolo a pezzi. Di lei e dei suoi insegnamenti parla Silesio di Tolemaide. Questa figura per noi è estremamente importante perché rappresenta il tentativo del socratismo di Platone di sopperire alla dottrina cristiana. Dopo l'uccisione di Ipazia, il cristianesimo tentò di appropriarsi della filosofia di Platone e di Socrate per riempire la vuotezza di pensiero con cui si presenta il pazzo di Nazareth. Ricordo che il vescovo Cirillo d'Alessandria, che ha massacrato Ipazia, è considerato padre e dottore della Chiesa cristiana e fu l'elaboratore del dogma dell'incarnazione. Impose se stesso al concilio di Efeso, se stesso in quanto emanazione del suo Dio, e guadagnandosi il favore dell'imperatore Teodosio II, costrinse all'esilio Nestorio. È importante sottolineare come la dottrina che Cirillo sosteneva, l'unità personale di Cristo con natura umana e divina, era derivata dalla filosofia di Apollinare ed era all'origine dell'eresia monofista. In pratica erano tutti degli eretici, però come eretici si permettevano di fare a pezzi gli avversari, cioè era un gioco interno. E questa è la faccia della coerenza dottrinale. Davanti a Cirillo d'Alessandria, i cristiani hanno fatto santo, hanno messo in ginocchio generazioni di bambini, costringendoli ad imitarlo nell'ipocrisia. Ricordiamo che Apollinare di Laodicea fu vescovo di Laodicea ed era amico di Atanasio e con lui Anastasio, scusate, e con lui feroce nemico dell'arianesimo, ma promosse anch'esso un'eresia negando nella natura umana di Cristo
l'anima razionale, la quale sarebbe sostituita dal verbo. Cioè, tanto per farvi capire quanta ipocrisia c'è nel fare dei cristiani. Tutto questo per dimostrare il tipo di scontri avvenuti 1500 anni or sono e che sono gli stessi che avvengono oggi all'interno della Chiesa Cattolica, con le scomuniche di Wojtyla contro la teoria della liberazione, contro Thissa Bollasurigia dello Sri Lanka e Hans Küng, il cui vero obiettivo, non sono costoro, è distruggere la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante, il divenire pagano di ogni essere umano. Per questo motivo vogliamo ricordare oggi gli elementi fondamentali della disputa fra paganesimo e le religioni rivelate. Per le religioni rivelate esiste una verità come prodotto del loro Dio creatore, a cui tutta l'umanità deve uniformarsi. Per il paganesimo e la stregoneria, la conoscenza universale, scusate, la coscienza universale, l'unica che potremmo definire con gli aggettivi con i quali i monoteisti identificano il loro Dio, non è all'origine dell'universo, ma è il fine per il quale l'universo esiste. In altre parole, per il paganesimo, l'esistente, attraverso le sue trasformazioni e il proprio divenire, costruisce l'essere assolutamente necessario, la coscienza universo. Solo partendo da questo sono possibili percorsi di stregoneria, in quanto questi hanno lo scopo di dilatare l'essere nel circostante, fondando coscientemente il proprio divenire. Soltanto partendo da questo è possibile considerare l'esistenza degli esseri della natura e degli esseri umani in particolare un'operazione di magia con la quale si relazionano col circostante. Soltanto partendo da questo si possono condannare i monoteisti in generale e i cristiani nello specifico per la loro attività di sottomissione degli esseri umani e di distruzione del loro divenire. Gli stregoni si arrendono soltanto davanti alla fede dei monoteisti, che non è la divinità fede del paganesimo, ma è la sottomissione acritica e a priori della parola divina o delle promesse divine di un qualche Dio creatore. La fede dei monoteisti, come diceva qualcuno, acceca i cervelli, com'era? Sì, la fede smuove le montagne e blocca i cervelli, diceva Soprattutto esattamente. La fede dei e fa crollare l'intelligenza. monoteisti. La fede dei monoteisti blocca il loro sviluppo nelle relazioni col circostante e impone al circostante a piegarsi per obbedire e sottomettersi ai loro voleri. La vita degli esseri umani può essere magia o sottomissione. È magia quando si sviluppa il Dio che abbiamo dentro per portarlo a diventare parte della coscienza universo. È sottomissione quando ci si mette in ginocchio davanti a un qualche forma di divinità. Il paganesimo non impone uno o più dei, ma riconosce il divino in tutto quanto ci circonda e riconosce che la relazione con questo divino può avvenire soltanto sviluppando il divino che abbiamo dentro. E questo è un punto fondamentale, un punto fermo, un punto assoluto del nostro Beh, è discorso. basilare per il paganesimo, per il politeismo, cioè non ci può essere niente al di fuori di questo mondo. L'unica realtà possibile, l'unica strada percorribile, l'unica divinità che esiste è in questo mondo, non esiste in nessun'altra parte. Tutte le altre sono delle invenzioni, delle scuse per sottomettere le persone. Grazie Francesco, come al solito, perfetto. No, il problema è che tolto questo, togliamo la diversità che esiste fra noi e i cristiani, perché qualcuno potrebbe benissimo dirci, voi adorate 10 dei anziché adorarne uno, che differenza c'è? In realtà noi non adoriamo nessun Dio. Detto e precisato questo, noi riconosciamo alcune intuizioni di Giuliano detto l'Apostata e riconosciamo che la debolezza del paganesimo davanti al cristianesimo fu dovuta anche al fatto di non aver strutturato il proprio pensiero, di non aver imposto delle regole che impedissero alla pulsione di morte di distruggere il divenire umano. Noi assumiamo questo onere, lo facciamo nostro e anche se non condividiamo nella sua interezza il pensiero di Giuliano detto l'Apostata, riteniamo che sia giunto il momento di incamminarci verso l'eternità dei mutamenti. A questo punto avrei voluto leggere e presentare dal libro dell'Anticristo le due figure fondamentali che costituiscono il cammino dell'apprendista stregone, i guardiani e i sognatori. Invece ho deciso di mettere in evidenza la differenza fra chi elabora delle idee attraverso lo studio, chiamandosi filosofo, intellettuale, eccetera, e l'apprendista stregone che è costretto ad elaborare concetti filosofici, o anche un pagano che riesce a scoprire il divino che lo circonda.
Per far questo mi servo di un filosofo piuttosto noto, Bergson. Lo ricordi, Francesco? No, pochissimo proprio. Bergson è stato citato come panteista, come... e voglio farvi alcune citazioni, sottolineare alcune citazioni che qualunque apprendista stregone sottolineerebbe. Allora, cito da Bergson: per un essere cosciente, esistere significa mutare, mutare significa maturarsi, maturarsi significa creare indefinitivamente se stesso. E questa è sottoscrivibilissima. Ancora, cito sempre: la vita che percorriamo nel tempo è cosparsa dei frammenti di tutto ciò che cominciavamo ad essere e di tutto ciò che avremmo potuto diventare. Come sa ogni apprendista stregone, in ogni quotidiano si sceglie. Scegliendo una cosa anziché l'altra, si diventa una cosa anziché l'altra. Cioè si dà via a una sequenza di mutamenti. Cito ancora: in realtà la vita è un movimento. La materialità è un movimento inverso e ciascuno di questi due movimenti è semplice, giacché la materia che forma un mondo è un flusso indiviso e anche indivisa è la vita che la attraversa ritagliando in essa gli esseri viventi. Di queste due correnti la seconda contrasta la prima, ma la prima ottiene tuttavia qualche cosa dalla seconda. Ne risulta quel modus vivendi che è precisamente l'organizzazione. In pratica, in ogni istante, dove è possibile, l'energia vitale si trasforma in coscienza, costruendo nuovi esseri viventi. E ancora cito: la funzione essenziale dell'universo è una macchina per fare dei. Bene, queste citazioni di Bergson io tranquillamente le sottoscrivo e qualsiasi apprendista stregone le sottoscriverebbe. Tutte queste affermazioni di Bergson possono essere tranquillamente sottoscritte da qualunque apprendista stregone. Questi concetti non modificano Bergson, le sue sono solo intuizioni intellettuali e rimangono tali in quanto, nonostante affermi che l'universo è una macchina per forgiare degli dèi, è sempre sottomesso al macellaio di Sodoma e Gomorra, sia nella versione ebraica che in quella cristiano-cattolica. Queste affermazioni non liberano Bergson dalla sottomissione, sono puro esercizio intellettuale. Al contrario, un apprendista stregone è presente nel momento in cui l'universo fabbrica gli dèi e ne percepisce coscienza e spessore, anche se questo è in continua modificazione data l'evoluzione della sua percezione. Per un apprendista stregone, mutare è attività costante del proprio fare, è la tensione del proprio essere. Per un apprendista stregone che vive per sfida, sa perfettamente che ogni sua scelta ne esclude altre e che la scelta determina il percorso del suo mutare. Un apprendista stregone sa perfettamente come l'esistente sia relazione di adattamento continuo di ogni esistente soggettivo con ogni altra soggettività. Un apprendista stregone sa tutto questo perché attraverso questo vive e ha fagocitato. La sua ricerca intellettuale è finalizzata ad esprimere al meglio il suo vivere. Dunque, un apprendista stregone ha dilatato se stesso raggiungendo diversi stadi di libertà che esprime. La sua espressione può essere carente, anzi scrive malissimo, ma esprime comunque la sua libertà. Bergson, al contrario, elabora il proprio desiderio intellettuale, ma non è in grado di fagocitarlo, continuando ad essere in ginocchio davanti a chi vorrebbe liberarsi. Così la filosofia di Bergson diventa miseria, in quanto distrugge intellettualmente i percorsi di libertà. Certamente Bergson scrive e si esprime meglio di un apprendista stregone, ma l'apprendista stregone dilata se stesso nell'esistente, mentre Bergson inchioda gli esseri umani in ginocchio davanti a un Dio dopo aver elaborato intellettualmente delle preposizioni vuote. Vedete, sembra dire Bergson, anch'io ho detto le stesse cose che dice costui. Dunque costui non costruisce la liberazione degli esseri umani, ma li rimette comunque in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, esattamente come io continuo ad essere in ginocchio. Questi sono i percorsi diversi alla conoscenza fra l'intellettuale e l'apprendista stregone. L'intellettuale elabora concetti, ma questa elaborazione non lo accresce e non lo libera. L'apprendista stregone racconta quanto gli succede affinché altri esseri umani possano seguire i propri cammini di libertà. Un attimo. Sì, ricordo sempre che fra poco daremo il via alle telefonate. Chi vorrà intervenire può intervenire telefonando allo 049 700 700. Sì, fra poco daremo il via alle telefonate. E sempre per finire questa escursione, un attimo solo ancora prima di dare via alle telefonate. Dal sentiero d'oro, velocissimi proprio, Sì, dal sentiero d'oro voglio leggere una divinità importantissima,
Scusate, non prendo sul telefonato, ancora 2 minuti soli. Solo 2 affermazioni importantissime. Vi leggerò una divinità importantissima del nostro credo, ed è onore. Onore è quanto il comando sociale richiede al sistema sociale a lui sottoposto. Onore come obbedienza a se stesso, il comando sociale come idealità del sistema sociale. Onore è l'adesione del singolo essere umano ai propri principi, forgiati attraverso il proprio divenuto, ai propri principi, non a quelli imposti attraverso il condizionamento educazionale che l'essere umano nella sua crescita è costretto a subire senza conoscere le alternative. Onore è la modificazione dei principi cui l'essere umano attende una volta chiestisi il perché delle cose ed essersi dato una risposta. Onore è la continua richiesta del perché delle cose e la continua modifica dell'essere umano stesso. Il significato che nella parola onore, che della parola onore dà il comando sociale è diverso da quella data dalla realtà delle cose. Il significato dato dal comando sociale è quello imposto dall'uomo Dio, l'imperatore. Egli chiedeva onore per se stesso, obbedienza, adesione ai propri dettami. Egli, comando sociale, aveva un solo altro nemico, un altro comando sociale. In realtà il suo nemico vero era il sistema sociale, sul quale imperava costringendolo a far proprio i suoi dettami, scagliandolo contro un altro comando sociale per nascondere i suoi reali intenti. Onore deve essere ricordato, o ricordata, per ricordarsi che così è l'onore e non confonderlo con quanto voluto ed imposto dal potere di avere. Quando si dimentica la realtà delle cose, si è immediatamente preda della loro apparenza e di chi tale apparenza manipola. Dunque, onore ad onore, affinché nessun comando sociale sia permesso imporre onore a nessun essere umano, pena il disonore dell'essere umano davanti a se stesso. Sì, Claudio ha terminato. Chi vuole intervenire può chiamarlo 049-700-700. Visto che ci sono già degli ascoltatori che sono stati molto solerti, diamo il via alle telefonate. Niente, è stata messa giù la telefonata. Vai tranquillo. Sì, beh, allora, visto che non ce n'è già un'altra proprio. Pronto? Ciao Giampaolo. Mi veniva a mente guardando una nube fuori dalla finestra e mi chiedevo come un uomo può credere a una religione fabbricata da altri uomini. Non riesco a comprendere come si possa aver paura, io compreso naturalmente, perché ci sono state messe dentro delle paure, di una religione o di un Dio creato da altri uomini. Quindi non riesco a capacitarmi di questo, del fatto che inizialmente l'uomo, se lo metti da solo, praticamente è un animale, non ha paura, vive, ha fiducia in quello che è attorno e continua a esistere senza problemi. Nel momento in cui il più furbo o il più intelligente, come lo vogliamo chiamare, gli propone di pensare a un qualcosa, al Dio bastonatore, parliamoci chiaro, allora cominciano le paure e lì è una catena che è interminabile. Non lo so come spiegarmi. No, hai fatto capire esattamente il pensiero. E si insegna al figlio ad aver paura del Dio bastonatore. Cioè non riesco a comprendere come si possa credere a una qualcosa di trascendentale fatto da un relativo. Ecco, adesso forse mi sono spiegato. Sì, mi spiego? Cioè noi altri andiamo a pescare nel trascendentale quando noi altri siamo relativi. Qui viviamo, mangiamo, viviamo dell'ossigeno, mangiamo e beviamo l'acqua. Non riesco a comprendere questo. Sì, infatti hai pienamente ragione. È una cosa assurda andare a cercare una qualcosa che non esiste, sì, e che non ci serve. È assurdo, proprio filosoficamente è assurdo questo. Ti trovi... È quasi una forma di suicidio spirituale. Sì, ecco. Proprio il limitare la divinità in questo senso, proprio andando alla ricerca del Dio, io lo limito, non so se riesco a spiegare. Sì, è una forma di castrazione, di autocastrazione. Cioè, non lo so, proprio... io, per me è così, sono pensieri che mi vengono dentro e che sento che andare alla ricerca di un qualcosa
che è impossibile andare a toccare, è come che io volessi andare a miliardi di anni luce da qui a un certo punto senza possedere l'energia sufficiente. Adesso in parole povere, questo è un esempio banale, ma voglio dire, non riesco a capacitarmi di questa voglia di andare a toccare un qualcosa che è quasi impossibile e che mi venga proposto da un altro come me. Esatto. Ma è tutto lì. Grazie, scusate. Ciao. L'intervento di Giampaolo è sempre abbastanza corretto e anche giusto, perché pone dei problemi che sono fondamentali. Difatti, se noi notiamo, i monoteisti tendono sempre a porre un Dio nei cieli e mai a porlo nella terra. Pronto? Ciao. Ciao. Buongiorno. Allora, io volevo dire che io mi rendo conto che voi avete veramente stabilito un equilibrio e raggiunto, diciamo, una giustizia di ciò che rappresenta il paganesimo nella sua essenza. Grazie. Siete molto rigorosi. Grazie. Prego. Siete molto rigorosi nell'esporre gli argomenti e anche correlarli nella loro precisa, diciamo, locazione. Basta complimenti. Fanno male i complimenti. Eh? Fanno male i complimenti. No. Voi state facendo qualcosa di veramente utile e interessante, perché e non state facendo del manicheismo, diciamo, spicciolo, dell'approssimazione così confusionaria. Diciamo, esempio, c'era, non so, la fata buona e poi arrivò l'orco cattivo, oppure un giorno c'era il paganesimo, poi arrivò non si sa. Diciamo che vi devo ringraziare, perché diffondete un pensiero e una realtà storica oggettiva e quindi incontrovertibile. Attenzione a non farci troppi complimenti, che magari dopo pensano che anche tu sei diventata pagana. Evidentemente questa è la mia indole, che era ed è retaggio soprattutto popolare. Sì, esatto. Questo secondo me è il bello della trasmissione, questo viaggio a ritroso alla ricerca delle nostre radici, e questo ci dà, voglio dire, una grande energia e stimolo che può anche aiutare ad ambientarci meglio, come dite voi, per usare il vostro termine, diciamo, nel circostante. Io direi che sarebbe l'ora di finirla con discorsi superati, tipo io sono degno di un'alta e aristocratica spiritualità, che a te invece è negata. Sì, esatto. Esatto. Non so se mi spiego. Per carità, ci sono misteri esoterici, ci sono le pratiche iniziatiche di faraoni per raggiungere l'immortalità, tutte avventure molto affascinanti e di estremo interesse. Ma io penso che non possono essere, diciamo, innalzate su degli altari a scapito di una stessa visione al mondo più semplice e più umile. Esatto, niente superiore da niente. Cioè, ecco, sono la stessa cosa. Sono allo stesso livello. L'altra. Sì. Sono allo stesso livello, non hanno nessuna superiorità, nessuna inferiorità. Sono complementari, diciamo. Sono necessari per la vita. Sì, il grande sta il piccolo, come il piccolo sta il grande. La base e il vertice non sono compartimenti stagni, ma sono in correlazione dialettica. Sì, difatti è fondamentale il collegamento con ogni divinità. Difatti si parla sempre di Pantheon, ma è di una divinità unica. Sì, ogni divinità richiama un'altra divinità. Appunto. Per questo io volevo ringraziare. Perché e poi volevo dire anche questo. Lasciamoci definitivamente alle spalle questi avanzi di trapassi feroci e smitizziamo cattedre, troni e baldacchini. Hai ragione. Termino qui. Voglio leggerti una cosa dal Sentiero d'Oro. Sì. Fatto conduce l'essere, e l'essere diventa Lara. Lara insegna l'essere come il segreto serva solo a nascondere inganno, e inganno serve a distruggere Lara. L'essere impari che nel quotidiano della ragione i segreti sono tali solo per ingannarlo. Ecco. Termino dicendo questo. L'anatema è Atene o Gerusalemme?
E hanno già fatto anche il libro, mi è stato quel filosofo francese, sì, Bernard Lévy, che aveva fatto. Lévy ne ha fatto uno, sì. E Alain de Benoist ne ha fatto un altro. Ah, sì, si è fatto quel libro, Come si fa a essere pagani. Sì. Esatto. Sì. Che sì, appunto, sì, difatti, sì. Proprio il Come poter essere cristiani, ha fatto l'altro. Sì. Come poter essere cristiani, sì. E comunque a ciascuno il suo, ognuno faccia le sue scelte. Diciamo, sì. Ognuno sia responsabile, sì, della propria scelta. Diciamo, vogliamo essere, cioè, la contrapposizione, o vogliamo rimanere sotto il tallone degli eserciti o delle centrali atomiche? È questo qua che io voglio dire. Comunque vi ringrazio. Grazie a te. Ancora, e vi ascolto. Grazie. Ciao. 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 È comunque un intervento molto opportuno e molto chiaro, cioè che ha posto anche delle differenze sostanziali. Pronto. Fra quello. Pronto. Ciao Tosi. Ciao. Tosi, mi senti io? Sì, sì, benissimo. Posso farvi due domande? Certo. Sì. Allora, no, vabbè che non vedevo più niente di mai, no. E sei arreso? Mi ascolto, sì. E no, dopo le domando due robe solo, sì. Come mai che si salta fuori solo adesso, una, sì. Seconda, quando che dopo dovessimo diventare tutti pagani, cosa avremmo da fare, ti ha capito? Sì, io ecco, e dopo cosa che mi da fare? Ecco, niente, vi saluto, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Beh, allora, Beppe ha fatto delle domande interessanti. Beh, prima cosa, il paganesimo non salta fuori solo adesso. È sempre sopravvissuto sotto varie forme, sotto varie organizzazioni. Forse adesso è più esposto, è più pubblico. Sì, adesso diciamo che, essendo un attimino sceso il potere clericale, il potere monoteista, c'è la possibilità che quello che è stato sommerso riaffiori. Ma sostanzialmente il paganesimo non è un'opera storica che è rimasta lì come una statua e viene riscoperta, è sempre vissuto, di conseguenza ha sempre avuto delle forme di manifestazioni, sia pur minoritarie o nascoste, ma le ha sempre però avute. C'è un'altra cosa da dire, scusa Francesco, ti interrompo. Chi conosceva il paganesimo di solito era all'interno delle università, cioè a livelli intellettuali, mentre invece la gente gli si vendeva sempre la solita Bibbia e le solite storielle, il solito Santino, e la Bibbia, sì. Distorta. Sì, comunque... Al di là di questo, già negli anni 70 ci furono dei convegni, ad esempio anche a Torino, sulle grandi madri, in cui si diceva che esisteva uno scontro fondamentale fra la religione pubblica di tipo monoteistica e una religione popolare di tipo pagano. Cioè, nel senso che tantissime forme di paganesimo sono sopravvissute anche nei giorni nostri. Tanto per citare il culto, ad esempio, delle ninfe o ad esempio delle anguane, il fatto che ad esempio nel folklore ci fossero queste reminiscenze, era una forma di paganesimo. La forma però, diciamo, di paganesimo più radicale ha dovuto sempre combattere con la forza contro la violenza del monoteismo, però è sempre sopravvissuta, cioè il paganesimo non si è mai interrotto, non è una cosa che noi facciamo un'opera di archeologia che andiamo a ripristinare un qualcosa che era passato, il monoteismo è sempre nel presente. Poi il problema è di dire quando si vede tutti quanti i pagani, il problema non si pone, perché i pagani non hanno bisogno di chiamarsi. Cioè, fanno quello che sentono loro di fare. Cioè, il termine pagani non se lo davano i pagani, li hanno dato gli altri, perché era soltanto una questione di stile di vita e di forma di vita. Comunque possiamo proseguire al limite nella risposta dopo. Però non esiste un problema di scontro, basta essere se stessi. Ho una memoria di fermi. Sì. Scusi, me vado a domandarti un'altra roba. Sì. Tati, è una curiosità mia, porta pazienza, sovetto. Sì, sì, vai. Dunque, voi altri, però, cucinati, con ieri picchinini, si sta battizzai? Sì. E anche credete mai? Sì. Che ha fatto tutto? Mia mamma si capentio, sì. Non importa, però, e ora non ti sei più un pagano? No. No. Beh, ormai ti ricevi i sacramenti, mi non sono prete, ma... Ho tanti anni, se fai. Basta, non vedo mano altro. Va bene. Mi saluto, sì, saluto Mario De Rovigo. Ciao. Comunque il problema è questo qua, si pone, perché le famiglie pagane che ci sono adesso non fanno più battezzare i loro figli e non li fanno neanche più cresimare. Di conseguenza il ciclo comincia a essere spezzato. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Dimmi. Volevo fare una domanda. Certo. Volevo dire...
i divisioni che ci sono, esistono fra i religioni, fra i religiosi. Sì. Esiste anche fra i pagani questa divisione. Per esempio, se guardiamo religione Islam, cristiano, sì, vediamo che ci sono divisioni vari. Scusa, sei Mustafa? Sì. Ecco, varie fazioni fra di loro. Volevo sapere se esistono anche queste, sì, divisioni. C'è una differenza. Fra i pagani. C'è una differenza. Vi però ascolto, vi, okay, metto giù e ascolto la radio. C'è una differenza da dire. È vero che anche fra i pagani ci sono delle differenze notevoli, però mentre fra i pagani queste differenze sono complementari, cioè le differenze che ci sono sono anche necessarie quasi. Fra me e Francesco ci sono delle grandissime differenze, però ci completiamo a vicenda. Ci sono dei pagani che credono per esempio in certe forme di reincarnazione e ci completiamo a vicenda. Noi siamo molto critici rispetto a quel pensiero, però camminiamo insieme, cioè nel senso che le differenze per noi sono preziose, le differenze è quello che fa di noi i pagani. Mentre invece nel monoteismo, dovendo la gente assoggettarsi ad un Dio e a quella forma di Dio e a quella forma di credenza, le differenze sono per forza conflittuali, cioè essere diversi significa farsi la guerra, mentre invece nel paganesimo essere diversi significa essere insieme. Sì, beh, difatti il problema della differenza all'interno del paganesimo e del politeismo non si pone, cioè in quanto tutto quanto è complementare e forma una comunità, cioè forma una comunità che comprende anche le divinità. Nel monoteismo abbiamo il bisogno di codificare le cose, nel senso, nel monoteismo ad esempio noi abbiamo che gli ebrei hanno la Torah, nell'Islam abbiamo il Corano, i cristiani hanno la Bibbia, e questi sono dei libri sacri che devono essere rispettati, che danno delle istruzioni. Al contrario, non esiste nessun libro sacro nel paganesimo, perché non esiste la necessità di mediare le cose tramite delle parole. E non c'è la necessità di avere una struttura rigida che ti dica questo è pagano, perché questo potere non è dato da nessun sacerdote, è dato soltanto all'individuo. Il fatto che ogni individuo sia differente ha una necessità differente. Come nella nostra vita noi tendiamo a cambiare, a essere diversi, nello stesso ci sono delle divinità che ci accompagnano in questa strada. Ma queste divinità non chiedono di essere che noi ci uniformiamo a loro, che diventiamo identiche a loro. Queste divinità lì è sufficiente che noi le consideriamo delle divinità. Anch'io posso benissimo ad apprezzare ad esempio una ninfa che esiste in una fonte, però nessuno mi chiederà mai di diventare quella ninfa. Esiste una divinità che ad esempio è Pan, che va ad esempio a stuprare le ninfe, però se nessuno dice che bisogna fare in questa maniera, percorrere questa strada, esistono dei comportamenti che sono comprensibili e che permettono di vivere una comunità. Esistono dei modelli, ma questi modelli non sono vincolanti per tutti, cioè nel senso che un pagano che ha una divinità particolare a cui è fedele o che segue o che gli piace, non andrà mai a imporre, non avrà questa necessità, cioè nel senso che non esiste il problema per dire la mia divinità è Pan e tu devi seguire Pan. Questo è un problema che si pongono i monoteisti. Pronto? Posso intervenire per la, sì, seconda volta? Sì. Sono Giampaolo. Sì, 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 tranquillo. Mi sembra quasi, geometricamente, io mi richiamo sempre a delle figure geometriche, quasi che il monoteismo sia unidirezionale, mentre il paganesimo, adesso la dico grossa, è sferico. Sì. Cioè si completa, è un completarsi. È l'universo. E quindi è sferico, a tutte le direzioni. Mentre il monoteismo ha una verità ed è unidirezionale, è una retta R che passa e basta. Esatto. Sì. E quella verità va sottomessa alla persona. E invece l'altro è veramente il caos infinito, e quindi dove uno ha tutte le scelte possibili e immaginabili. E quindi le verità, se la verità non è unidirezionale, è sferica, la verità è tutto. Giampaolo, nel cristianesimo la verità è espressione del Dio, nel paganesimo la verità è la misura della propria libertà. Mano a mano che si aumenta la propria libertà nella percezione, nel vivere, varia anche il concetto di verità. E quindi è evoluzione in un certo senso, esatto, veramente in tutte le direzioni. Poi quella sfera non è rigida, cioè. Esatto, si può adattare a qualsiasi cosa, e poi soprattutto esiste la possibilità di entrare. Ma comunque è un qualcosa di fluttuante, quindi di morbido, di yin e yang, di giro, di
Non so se è una sfera d'acqua quasi. Di qualunque cosa e le comprende tutte. Sì, è una, certo. Sfera, è una sfera d'acqua in cui tu puoi entrare in questa acqua e poi uscire. Esatto, cioè io la vedo così geometricamente, in maniera spaziale. Ciao. 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 Sì, beh, l'intervento qua di Giampaolo è chiarissimo, nel senso che quello che è difficile far capire a un monoteista è la flessibilità e la possibilità del paganesimo di comprendere qualsiasi manifestazione e di trovare una giustificazione. Ma non ha bisogno che questa giustificazione sia unica o che deve essere accettata, cioè nel senso che se io ho una divinità di riferimento non sento la necessità che ci siano 1.000 persone o 10.000 persone che vadano a seguire questa divinità. A me è soddisfacente per me. Cioè le divinità camminano sempre al fianco degli uomini e di conseguenza non c'è bisogno che gli altri si devono uniformare a questa divinità. Pronto? Ha messo giù. Sì, e poi volevo terminare con l'ultima risposta che aveva fatto Beppi. E dicevo, ci possono essere dei cristiani che hanno avuto i sacramenti, Marco. Però... Ciao Marco. Volevo leggervi una cosa, per sapere cosa ne pensate voi. Sì. Allora, inizia così, purtroppo entra proprio nell'argomento in modo... Non è che va a prendere poi tanto di lontane, no? C'è tanto di lontano le cose. Però è un pensiero filosofico. Vediamo voi cosa ne dite dal vostro punto di vista. Allora, tutto è male. Cioè, tutto quello che è male. Che ciascuna cosa esista è un male. Ciascuna cosa esiste per fin di male. L'esistenza stessa è un male e ordinata al male. Il fine dell'universo è il male. L'ordine e lo stato, le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male. Non v'è altro bene che il non essere. Non va altro di buono che quel che non è. Le cose che non sono cose, tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente, il complesso dei tanti mondi che esistono, l'universo stesso, non è che un neo, un bruscolo in metafisica. L'esistenza per sua natura ed essenza propria e generale è un'imperfezione, una irregolarità, una mostruosità, ma questa imperfezione è una piccolissima cosa, un vero neo, perché tutti i mondi che esistono, per quanti e quanto grandi che essi siano, non essendo però certamente infiniti né di numero e né di grandezza, sono per conseguenza infinitamente piccoli a paragone di ciò che l'universo potrebbe essere se fosse infinito. E il tutto esistente è infinitamente piccolo a paragone della infinità vera, per dir così, del non esistente e del nulla. È un concetto, anche questo, che una persona ha elaborato. È un concetto da pulsione di morte. Cioè, è tremendo, guarda che... È un concetto elaborato da una persona che ha paura di qualunque cosa che esiste, ha paura di affrontare la vita, ha paura di trasformarsi, ha paura di affrontare le contraddizioni, per cui tutto diventa male in quanto tutto lo metto in discussione. Sì, io mi metto le mani nei capelli... Sì, no, infatti roba. Noi eravamo qua allibiti a sentire una simile affermazione. Perché la stessa cosa vale come Aristotele quando dice ma perché esistono i servi, esistono gli artigiani, dovrebbero esistere soltanto gli intellettuali che pensano, oppure un'altra visione che ho letto una volta in cui c'erano i servitori invisibili. Cioè, la necessità che non ci sia nulla perché nulla non ti mette in discussione, non ti mette in contraddizione, non ti costringe a modificarti. Se c'è il nulla, tu sei perfetto. Io sono allucinato. Senti. Dunque, il dice, la vita è semplicemente un male e il non vivere o il vivere meno, sì per estensione che per intenzione, è semplicemente un bene. Senti, ma chi è o minor male? Se ti dico chi è, tu fai un salto sulla sedia. Dimmi chi è, dai. Ovvero, no, non te lo dirò mai, ovvero preferibile per sé ed assolutamente alla vita. Cioè, il non vivere è un minor male rispetto a quello che è il male che tu, tu incontri durante la tua vita. Dimmi chi è che me lo segno. Dai. No, non te lo dico. Non me lo dici. Non te lo dico, no. Non me lo dici? No. Dai, dimmelo. Non te lo dico, no. Dai, dimmelo.
Aspetta che ti leggo questa, dopo ti lascio. Sì, va bene. Ma però guarda che sono ragionamenti di una lucidità che è spaventosa. Sì, ma io vorrei sapere chi è che ha questa... Guarda, lui quando eri alle elementari ne hai sentito parlare già dalle elementari, quindi non è niente per di cui strano. Era una cosa molto importante per... è uno che ha fatto scuola, se avevi quando facevi italiano con la maestra ne avrei sentito parlare. Senti qua. Poche sere addietro, prima di coricarmi, aperta la finestra della mia stanza e vedendo un cielo puro e un bel raggio di luna e sentendo un'aria tepida e certi cani che abbaiavano da lontano, mi si svegliarono alcune immagini antiche e mi parve di sentire un moto nel cuore, onde mi posi a gridare come un forsennato, domandando misericordia alla natura, la cui voce mi pareva di udire dopo tanto tempo. E voce della natura, e quindi, per quello te lo leggo, forse un pagano di quelli non ortodossi. E in quel momento, dando uno sguardo alla mia condizione passata, la quale ero certo di ritornare subito dopo, com'è seguito, ma ghiacciai dallo spavento, non arrivando a comprendere come si possa tollerare la vita senza illusioni e affetti vivi, e senza immaginazione ed entusiasmo, perché questa è la miserabile condizione dell'uomo e il barbaro insegnamento della ragione, che i piaceri e i dolori umani, essendo meri inganni, quel travaglio che deriva dalla certezza della nullità delle cose sia sempre solamente giusto e vero. E sebbene regolando tutta quanta la nostra vita, secondo il sentimento di questa nullità, finirebbe il mondo e giustamente saremmo chiamati pazzi, a ogni modo è formalmente certo che questa sarebbe una pazzia ragionevole per ogni verso, anzi che a petto suo tutte le saggezze sarebbero pazzie, giacché tutto a questo mondo si fa per la semplice e continua dimenticanza di quella verità universale, che tutto è nulla. Buonanotte. Sì, ciao. No, beh, sarebbe da rispondere molto, cioè, però... Sì, ma no, ma è talmente allucinante la cosa che non ci sono parole. No, la cosa è problematica, perché ad esempio, prima di tutto, già il fatto di usare dei termini molto complicati va al di fuori di ogni chiarezza, nel senso che non c'è bisogno per comprendere le cose di ricorrere sempre alle parole o dei concetti astrusi. Sì, la vita è più semplice. Sì? Pronto? Sì? Pronto? Parla pure, ti stiamo sentendo. Pronto? Senti, dimmi. Quello che ha letto il signore è Giacomo Leopardi. Ah sì? Sì, sicuramente. Leopardi dallo Zibaldone, è un ricordo. Sicuramente Leopardi. Ciao. Ciao, grazie. Sì, ecco, quello che volevo dire è che per quanto riguarda il discorso dei pagani, non sussiste il bisogno di comunicare le cose tramite delle parole. Quello che è fondamentale è che le parole possono sempre illudere e trasmettere delle cose errate e false. Quello che è fondamentale per un pagano è sempre il circostante, è sempre l'esistente e sono le cose che possono vedere. Io l'ho sempre detto, il paganesimo vive soprattutto tramite immagini, cioè tramite percezioni della realtà. Non vive tramite libri o concetti filosofici. Non esiste un testo pagano che stabilisca cosa è il paganesimo, ma esiste una condotta di vita che è fondamentale per vivere con gli altri e convivere in pace con il mondo. Ciao Flavio. Ciao. Pronto? Sì. Sentite? Pronto? Sì, ti sentiamo. Sì, ascolta, allora, ho sentito che avete citato Bergson. Sì. Però dovevate avere anche il pudore di dire che questo filosofo è morto cristiano, ma cattolico, ortodosso. Sì, è morto cattolico, ortodosso, è morto, era ebreo e lui ha rivendicato sia l'ebraismo perché era perseguitato, cioè perché erano perseguitati, ed è morto cattolico. Sì, ma infatti ecco, è per questo che l'ho citato, ecco. Proprio perché distrugge il divenire umano, sì. Non perché in positivo, ho citato in negativo. Sì, appunto, sì, diciamo che conosceva a fondo sia la religione, la cultura ebraica, sia la religione cristiana. Però il successo intellettuale l'ha fatto col panteismo. Sì, certo, comunque sì. Per cui è un inganno, cioè se sì. Quello che hai dentro è quello che hai sulla bocca. Se tu fai una sì, ma lui non è che ci arrivò attraverso una sua riflessione, una sua evoluzione esatto. filosofica. Quindi esatto. Comunque nel 1940 è vero che lui addirittura con l'invasione nazista della Francia volle farsi schedare come ebreo, no? Sì, esatto. Però non gli fu consentito in quanto era già abbastanza famoso, tra l'altro, quindi ebbe il suo atto eroico ebbe un puro valore di testimonianza, no? Certo. Sì, che fu indubbiamente importante, anche se poi in realtà
non gli permisero di essere schedato e quindi di essere noi gli riconosciamo il valore della resistenza. Poi tra l'altro morì l'anno successivo, aveva 81 anni. Sì, sì. Comunque volevo un attimo parlarvi dell'ultima opera appunto di Bergson, che è molto interessante, che ha degli spunti veramente originali e molto interessanti anche per quanto riguarda i vostri discorsi sul paganesimo, perché la sua ultima opera, che è del 32, si intitola Le due fonti della morale e della religione, ma veramente è abbastanza interessante, adesso ve la riassumo molto brevemente. Allora, era un periodo, tra parentesi, che ormai Bergson era abbastanza vicino.